Ciao a tutti! Secondo voi cosa c'è qui? Cosa si mangerà stasera? Ebbene sì, stamattina mi sono alzata, ho portato il cane, alle 10 sono tornata e ho fatto l'impasto della pizza. L'impasto della pizza è semplice da fare. Un po' di acqua tiepida, lievito di birra, si amalga bene tutto, poi si mette un cucchiaio di zucchero, il sale, un cucchiaio d'olio per renderla elastica, la farina e poi la si amalgama bene, di modo che prenda, si amalgamano bene tutti gli ingredienti. E una volta che, ovviamente dentro la sua ciotola, una volta amalgamati la si prende e la si stende a tavola finché non si compatta bene. Una volta compattata bene la si rimette nella ciotola, ovviamente nel fondo mettete un po' di farina perché sennò si attacca, e poi, come facevano i miei nonni, una volta messa dentro il composto si fa una piccola croce di modo che lieviti bene. Ma finché lieviti bene, cosa si fa ancora? La si copre, si mette ancora sopra un tovagliolo, la si chiude bene di modo che lei lieviti, e con lo strofinaccio sopra c'è ancora più calore, quindi l'impasto lievita ancora più velocemente. Poi stasera i dettagli. Ciao ciao! Il lattice fa un po' porno camperista, ma diciamo che è più silicone. Adesso la divido in due. Mamma che buona! A cosa serve l'olio? Che in questi casi non hai bisogno del mattarello. La pizza è a posto. Nel frattempo prepariamo il sugo, di pomodoro pronto, una polpa pronta, con un po' di origano, sale, un po' di pepe e un po' di olio per allungarlo un po' ed evitare anche che la pizza diventi troppo secca. Intanto grigliamo un paio di melanzane da farcire poi il resto della pizza. Io quando farcisco la pizza, la mozzarella la faccio a cubetti, non la lascio intera. Che si scioglie prima. Sì, e qui insomma tutti i trucchetti che impari andando anche in pizzeria. Mentre aspettiamo che il fornetto raggiunga la temperatura e quindi scardi la pietra refrattaria, continuiamo a preparare le guarnizioni per la pizza insieme al nostro aiutante.
una alla volta, perché sennò non ci stanno. Ovviamente. E volendo possiamo verificare la cottura dalla finestrella. Per gli amanti del piccante ci aggiungiamo anche un po' di anduia. Buon appetito!